Il fatto che i templari possedessero le reliquie e in particolare fossero molto interessati alle reliquie della Passione di Cristo è un'altra cosa assodata. Sappiamo che avevano per esempio una spina tratta dalla corona di spine che era custodita a Costantinopoli dagli imperatori bizantini e che poi verrà acquistata da Luigi IX, tra l'altro nonno di Filippo IV il Bello. Fra questi oggetti misteriosi che sono descritti in maniera anche allusiva nelle fonti templari ci sono degli oggetti particolari, alcune descrizioni parlano proprio di un lineum abentem figuram hominis, è un lino con la figura di un uomo e veniva baciato, gli venivano baciati i piedi in segno di adorazione. Ci sono altri indizi quali avvicinano questa reliquia riferita a Cristo con la Sindone di Torino. Dobbiamo essere consapevoli che è un'ipotesi, però gli indizi sono veramente molti. I templari sono passati alla storia non solo come monaci guerrieri che difendevano la cristianità in Terra Santa, ma anche quali custodi di un tesoro o comunque detentori di conoscenze iniziatiche. E dagli stessi atti del processo, dall'esistenza di una regola segreta di cui si parla in un interrogatorio e anche dalle accuse che gli vengono volte, sembra trovarsi la conferma che avevano effettivamente una conoscenza iniziatica, tanto che le stesse accuse possono essere viste, ciò che loro si rimproverava, come una deformazione di tale conoscenza, cioè passata da un livello interiore dell'ordine, un livello esoterico, a un livello exoterico. Un tesoro dei templari? Io ne sono convinta, un tesoro fatto essenzialmente di conoscenze, ma anche di luoghi vibranti, di quei luoghi che sono delle soglie, potremmo definirli degli Stargate con una terminologia più moderna.